Buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati questa seconda giornata qui all'auditorium del Festival Toccati. Ascolteremo ora un intervento organizzato dalla Fondazione Benetton Studi e Ricerche, intitolato Giochi diplomatici, sport e politica estera nell'Italia del secondo dopoguerra, che è anche il titolo della tesi di dottorato di ricerca del dottor Nicola Sbetti, vincitore della borsa di studio Gaetano Cozzi, assegnatagli nel 2015 dalla Fondazione. Con lui troviamo Alessandra Rizzi, dell'Università Ca' Foscari di Venezia, membro del Comitato Scientifico di Ludica. Lascio quindi la parola ai nostri ospiti. Buonasera a tutti, allora è già stato detto, oggi siamo qui per presentare questo lavoro di Nicola Sbetti, Giochi diplomatici, sport e politica estera nell'Italia del secondo dopoguerra. L'iniziativa, e anche questo è stato ricordato, fa capo alla Fondazione Benetton Studi e Ricerche di Treviso, e la tesi è risultata appunto vincitrice di una delle tre borse in palio nell'ultima edizione, borse di studio appunto Gaetano Cozzi 2015. La storia del gioco, io volevo presentare un attimo Nicola Sbetti ricordando anche che questo lavoro appunto si inserisce in quel progetto culturale che la Fondazione Benetton Studi e Ricerche ha riguardo alla storia del gioco. All'origine di questa attenzione della Fondazione per la storia della ludicità è stato un progetto culturale avviato all'inizio da Gaetano Cozzi, uno storico delle istituzioni, e sarà l'unico nome che farò per ricordarlo, perché appunto è scomparso e perché il premio è a lui intitolato. Il progetto culturale doveva essere ed è ancora l'impegno a dare rilievo scientifico ad un settore di studi che soprattutto in Italia era rimasto un po' ai margini della ricerca seria. Si trattava in sostanza, e si tratta ancora in sostanza, di recuperare in sede storiografica il ruolo del gioco nella società dall'antichità ai giorni nostri, facendo particolare attenzione a quelli che sono stati i momenti di svolta, i cambiamenti. Così si è sempre più sentito parlare di sistema ludico, non solo di gioco, ma di sistema ludico, e soprattutto si è sottolineata l'unitarietà di fondo di questo sistema ludico. Ecco perché nelle attività legate al gioco della Fondazione si è data sempre più attenzione al gioco, ma anche alla festa, al tempo libero, fino ad arrivare anche agli sport contemporanei. Attività, comportamenti quindi, nei quali, per dare un po' una definizione di quelli che sono, diciamo, gli oggetti, sono stati gli oggetti di studio, sono ancora gli oggetti di studio, si esprime tutto un aggregato di pulsioni innate che spingono al rilassamento e alla distensione. La sfida era sostanzialmente, per dirla anche in altre parole, ridare serietà a un settore di studi, riscoprire l'importanza, la serietà appunto del gioco. E nulla, e questo lo sappiamo, risulta serio quanto il gioco. Citerò soltanto, visto che siamo reduci appunto dalla vicenda olimpica, che cosa può muovere un'Olimpiade dall'organizzazione fino alla cerimonia, solo alla cerimonia d'inizio e poi a quella conclusiva, con tutto quello che passa in mezzo, o se pensiamo al gioco in termini addirittura di gioco patologico. Noi sappiamo che il gioco d'azzardo è ormai considerata, e il gioco d'azzardo può essere considerato e trattato come una vera e propria patologia, al pari di una qualsiasi altra dipendenza. Quindi pensiamo al gioco come a un irrinunciabile valore antropologico, con la consapevolezza che quando riconosciamo la serietà di un fenomeno, questo fenomeno è anche meritevole di essere compreso e studiato, ed è qui che appunto si inserisce la Fondazione Benetton.
il progetto, questo progetto appunto culturale, si è tradotto in un lavoro, in impegno non da poco, in varie direzioni, a cui hanno collaborato in tantissimi, lavoro che si è indirizzato nella cura di una collana di studi dal 1993, in una rivista che raccoglie e accoglie contributi dall'antichità fino alla fine dell'antico regime prima, poi metà Ottocento, poi adesso i limiti cronologici si sono allungati fino allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, e una rivista ludica appunto che esce dal 95. La Fondazione ha anche una biblioteca specializzata in questo settore e un concorso per borse di studio per tesi in storia del gioco e del gioco attraverso i tempi, di cui appunto Nicola Sbetti è stato uno degli ultimi vincitori. Dall'anno prossimo questo concorso svolta, nel senso che è stato convertito in un premio Gaetano Cozzi per saggi in storia del gioco, quindi non più tesi di laurea, ma saggi veri e propri, con due novità: è aperto anche a giovani studiosi stranieri e l'obiettivo è quello di produrre saggi originali, non pubblicati ovviamente in altra sede, e oltre al premio in denaro, come è giusto che sia per qualsiasi premio che si rispetti, avrà anche come riconoscimento la possibilità di essere accolto nella rivista, pubblicato quindi nella rivista ludica. Si può dire che questo progetto culturale in qualche modo ha avuto i suoi frutti nel corso del tempo. La storia del gioco, della ludicità, del sistema ludico in qualche modo è stata sdoganata a uno spazio meglio riconosciuto durante questi più di 20 anni di lavoro della Fondazione. Più in generale possiamo dire che si parla sempre più spesso di ludicità, con minor timore di una volta, in sedi di studio e di ricerca sempre più qualificate, direi anche in sedi di studio e di ricerca tradizionali, dove mai 20 anni fa si sarebbe pensato di organizzare magari un convegno su questi temi. Non mancano quindi le iniziative di scientifiche nuove di livello, pur comunque tra le difficoltà che comunque la ricerca di finanziamento, in cui si imbatte la ricerca, una di quelle difficoltà di cui soffre soprattutto in Italia. Abbiamo il direttore della collana, Gerardo Ortali, ha istituito anche un corso di storia presso il Dipartimento di Studi Umanistici di Venezia, di storia sociale del gioco e del tempo libero, e anche questa è stata un'acquisizione degli ultimi anni, e anche questo è una novità dei tempi, un segno di questo sdoganamento per quel che riguarda appunto la storia del gioco e della ludicità. La Fondazione è diventata in qualche modo riferimento per molti in questo ambito, richieste di collaborazioni scientifiche anche internazionali, segnalazioni o anche semplici richieste di chiarimento su questi temi. Attraverso questi progetti si riesce a fare rete, una cosa importante, sia fra studiosi affermati o di più lunga data i giovani studiosi italiani anche stranieri. Ne è una testimonianza ludica la rivista, che accoglie appunto, ha accolto nel corso del tempo saggi di studiosi che provengono praticamente da tutto il mondo, ma anche il premio Cozzi, le borse di studio Cozzi danno conto di come appunto le tesi, quindi concorrenti, provengano da tantissimi atenei italiani.
I progetti di fondazione, così le tesi, associano al profilo, diciamo, internazionale anche quello interdisciplinare e ritornando appunto alle tesi, non abbiamo solo tesi di storia, ma anche di storia dell'arte, di diritto, di letteratura, alcune anche sono state appunto premiate. Vengo a lei. Vengo a te. Prima appunto di lasciarti la parola, devo dire che con molto piacere ho visto, mi sono fatta passare il tuo curriculum ultimo per vedere appunto quello che avevi fatto dall'ultima volta che ci eravamo visti. Questa tesi è stata, ha ricevuto tre premi e una segnalazione, il premio Spadolini Nuova Antologia e anche il premio della Società Italiana di Storia Internazionale. E un altro che non mi sono segnata, ma tu mi dici che in realtà ne hai avuto quello della Fondazione, un'altra segnalazione. Continui l'attività di ricerca e anche ho visto che fai anche attività didattica, è assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Bologna e stai lavorando sui giochi di Cortina del 56. Vanti partecipazioni a convegni internazionali, anche sei membro della Società Italiana di Storia dello Sport, ho visto anche sei dentro a comitati scientifici di riviste ed è anche autore già di una monografia, Giochi di potere, Olimpiadi e politica da Atene a Londra 1896-2012, della Lemonnier, quindi questa è una bella, anche questa è una bella carta da visita. Oltre ad essere autore di saggi su riviste, anche di articoli ho visto su quotidiani, quindi hai un'attività molto densa. Della tesi dirò solo veramente due cose, poi casomai lasceremo anche spazio alle domande e io ne ho tantissime eventualmente da fartene, oltre a dire che è un lavoro, probabilmente avrà un esito editoriale, ma qui ci fermiamo. Direi che è un ottimo lavoro, soprattutto è in equilibrio tra tutta una serie di segnalazioni di casi studio interessanti, che è tipico poi dello storico, del contemporaneista e dell'antropologo anche direi, ma anche si legge, si intuisce, si legge, si percepisce dall'inizio alla fine un fortissimo impianto teorico. È impossibile sintetizzare un lavoro di più di 500 pagine in poco, peraltro non è la sede. Dirò soltanto che l'obiettivo dichiarato, quindi in qualche modo ti cito, di questo lavoro, è il punto di forza poi, è contribuire all'affermazione di una storiografia sulla, e qui cito, proiezione internazionale dell'attività sportiva italiana, la sua relazione con la politica estera e l'influenza delle relazioni internazionali. Una storiografia quindi che non guardi solo ai meri dati agonistici, ma per la quale la storia dello sport sia un momento di riflessione sulle dinamiche sociali della storia contemporanea. Quindi proprio questo inserirsi in un, direi, in un campo storiografico ancora troppo poco battuto per questi argomenti, ha convinto appunto a premiare questo lavoro. Un lavoro anche di grande attualità, direi, perché mette insieme coniuga sport, che è un fenomeno popolare di diffusione, direi, planetaria, con le relazioni internazionali, lo strumento politico oggi forse per eccellenza dei grandi attori internazionali. Qui ti lascio la parola e poi vedremo insomma con la discussione di ritornare magari su qualche punto. Grazie.
Grazie mille, buon pomeriggio a tutte e a tutti. E, beh, innanzitutto il primo ringraziamento a voi che siete qui ad ascoltarci. E però non posso fare a meno di ringraziare anche la Fondazione Benettone Ludica, sia per il premio appunto che mi è stato dato, e sia anche per appunto la volontà e la disponibilità di voler pubblicare anche il mio lavoro. Ecco, può forse apparire strano, diciamo in un festival che si occupa di gioco e ludicità, avere un intervento dedicato al rapporto fra sport e la politica estera e le relazioni internazionali. Ed è un dubbio che, diciamo, ho avuto anch'io quando mi è stato fatto l'invito. Però poi ho riflettuto meglio sul lavoro che avevo fatto e mi sono reso conto, e poi lo vedremo appunto in questi minuti che avremo insieme, insomma, quanto in realtà, anche occupandosi solamente di aspetti istituzionali e politici, l'aspetto ludico intrinseco appunto nell'attività sportiva finisce per riemergere anche in maniera decisiva. Rapidamente però, per cominciare, vorrei un po' cercare di sintetizzare per quanto possibile quello che è stato il mio lavoro di ricerca che è durato per oltre 3 anni. E sono sempre stato appassionato al rapporto fra lo sport e la politica. Devo dire, il momento iniziale che mi ha fatto da spinta è stato il 2008, quando da studente della triennale e studiando relazioni internazionali guardavo anche un po' l'attualità e c'erano i giochi di Pechino. Penso che tutti ci ricordiamo le polemiche sull'eventuale boicottaggio che era stato proposto e quanto la Cina abbia investito dal punto di vista politico su questi giochi, anche per avere una legittimazione internazionale che prima non aveva. Ecco, da quel momento in poi ho cercato sempre più di sviluppare questo rapporto fra sport e politica, trovando però molto più interessante non tanto soffermarmi su quanto avveniva nelle dittature. Il caso per esempio dei giochi di Berlino del 1936 è stato oltremodo studiato, ma è evidente a tutti, anche a chi non è uno storico, che quei giochi furono strumentalizzati ampiamente dal potere nazista. Trovo molto più stimolante e interessante andare a guardare quando ciò avviene nelle democrazie, perché questo rapporto è molto più sottile e meno evidente, però non per questo è assente. E di qui un po' la decisione di occuparmi, per quel che riguarda la storia d'Italia, nel momento in cui apparentemente il rapporto fra sport e politica in Italia sembra inesistente. Questo perché? Perché se andiamo a vedere per esempio la Costituente, nella nostra Costituzione la parola sport non compare. Non compare per diverse ragioni, non ultima però quella che il fascismo aveva strumentalizzato ampiamente lo sport. Lo sport era diventato uno strumento per mostrare all'estero la potenza dell'Italia, la supposta potenza evidentemente dell'Italia. Il momento forse più evidente erano stati i giochi olimpici di Los Angeles del 1932, quando, nonostante la crisi economica, l'Italia mussoliniana fa un grande sforzo e invia un contingente molto importante negli Stati Uniti, che otterrà anche dal punto di vista sportivo degli ottimi risultati, ma questi ottimi risultati sono anche appunto il frutto di un grosso investimento economico che altri paesi europei avevano ritenuto invece opportuno non farlo, e soprattutto erano anche il frutto di un investimento non troppo pulito. Oggi, diciamo, l'aspetto negativo dello sport forse rappresentato dal doping, all'epoca era rappresentato dal professionismo. Il professionismo alle Olimpiadi era considerato qualcosa di illegale e gli atleti italiani del tempo erano dei dilettanti, ma dei dilettanti di Stato, cioè venivano sovvenzionati dallo Stato italiano. Ecco, questo per dire che nel secondo dopoguerra, quando
il governo italiano e i partiti politici si trovano a confrontarsi con l'attività internazionale sportiva, c'è una sorta di rifiuto, di volontà di allontanarsene, dire lo sport lo devono fare gli sportivi. Lo sport agli sportivi diventerà anche lo slogan del Comitato Olimpico Internazionale e del Comitato Olimpico Italiano, il CONI. Il CONI che proprio a partire dal primo dopo, dal secondo dopoguerra diventerà sempre più, e come lo continua a essere tutt'oggi, una sorta di Ministero dello Sport sui generis, ma Ministero dello Sport per l'Italia. Quindi per queste ragioni ho individuato l'immediato secondo dopoguerra come il periodo più interessante, forse anche meno studiato, anche perché ci sono per fortuna insomma non poche ricerche sul rapporto fra sport e fascismo in Italia, mentre il secondo dopoguerra era un po' meno studiato. Quello che ho cercato di chiedermi nel corso della mia ricerca sono state soprattutto quattro domande di ricerca. La prima, forse la più banale, è in che modo lo sviluppo dell'attività internazionale dello sport italiano venne influenzato dalle relazioni internazionali. Generalmente, quando si guarda il rapporto fra sport e politica estera, sono due gli aspetti che si guardano. Da un lato come lo sport viene influenzato appunto dalla politica, e dall'altra come lo sport viene utilizzato come strumento politico. Quindi diciamo la risposta a questa domanda è abbastanza semplice, cioè l'impatto della politica fu molto importante sullo sport italiano per due ragioni. In primis perché l'Italia era comunque un paese vinto, e anche se appunto come sappiamo dall'8 settembre del 43 aveva cercato di iniziare un processo di redenzione cambiando alleanza, però comunque alla prova dei fatti fu considerato un paese vinto, e quindi questa sconfitta militare si riflette anche sulla ripresa dello sport internazionale, perché per tutto il 45 l'Italia fu sostanzialmente esclusa dall'attività sportiva internazionale, e solo a partire dal 46 ci fu un processo di rientro. E fatalità, se andiamo a guardare nello specifico, i rapporti sportivi seguono un po' i rapporti politici. Con la Svizzera, per esempio, riprendono subito. La Svizzera è l'unica grande eccezione. La Svizzera è l'unico paese con cui l'Italia farà sport a fine 45. Mentre nel 46 i rapporti appunto si aprono, prima con i neutrali, poi con i paesi che erano meno aggressivi nei confronti dell'Italia, e per ultimo invece quei paesi che consideravano l'Italia un paese sconfitto, e quindi bisognò attendere la fine del trattato di pace per una ripresa vera e propria dei rapporti sportivi. Il secondo aspetto fu la Guerra Fredda. La Guerra Fredda, come sappiamo, fu un fenomeno totalizzante per l'Europa, e andò a toccare anche l'attività sportiva. L'Italia fa la scelta atlantica intorno al 49, comunque anche se già intorno al 48, insomma, questa scelta è ben visibile dopo la vittoria della Democrazia Cristiana alle elezioni, e da quel momento in poi anche nelle scelte dei rapporti sportivi bilaterali e appunto nella decisione dei rapporti nei rapporti sportivi amichevoli c'è sempre una maggiore attenzione ai paesi dell'Ovest, e per esempio fino al 54 Italia e Unione Sovietica non hanno rapporti sportivi, quindi sono piccole cose ma abbastanza significative. Il secondo aspetto, che in parte è legato a quello che avevo anticipato, no, il rientro dell'Italia nel consesso sportivo internazionale, una delle domande iniziali era come mai l'Italia partecipa ai giochi di Londra del 48 mentre la Germania e il Giappone non vengono invitati a questi giochi. Allora, noi sappiamo che il Comitato Olimpico Internazionale non invitò la Germania e il Giappone a Londra. La motivazione formale ufficiale è che questi due paesi non avevano al momento un Comitato Olimpico Internazionale. Non avevano un Comitato Olimpico Internazionale perché erano occupati, e quindi
ci fu una sorta di compromesso politico, istituzionale e burocratico e quindi non gli fu permessa la costruzione del Comitato Olimpico finché non si fossero svolte la prima edizione. Sarebbe stato inaccettabile per gli inglesi vedere degli atleti tedeschi partecipare ai giochi di Londra a soli 3 anni di distanza dalla fine delle ostilità, con tutti i morti che c'erano stati. Per l'Italia, ecco, i rapporti, anche l'opinione pubblica inglese non era estremamente favorevole a vedere gli atleti italiani gareggiare sul suolo inglese. Infatti l'Inghilterra fu uno degli ultimissimi paesi che aprì le relazioni con l'Italia. Generalmente nella letteratura italiana, soprattutto quella geografica delle istituzioni sportive italiane, questo aspetto non era mai stato approfondito. Si leggevano delle frasi del tipo: grazie alla grande abilità dei dirigenti sportivi italiani l'Italia poté fare rientro alle Olimpiadi. E non è che questa frase è del tutto sbagliata. La presenza nel comitato esecutivo del Comitato Olimpico Internazionale di un membro italiano, Alberto Bonacossa, fu sicuramente importante, ma non fu l'unico aspetto. Allo stesso tempo la questione politica, cioè il fatto che l'Italia avesse cambiato l'alleanza nel 1943, fu anche questo un fattore molto importante. Per quale motivo? Per il motivo principale che l'Italia riuscì in questo modo a mantenere la sovranità, aspetto che invece la Germania e il Giappone non poterono fare, quindi dal punto di vista formale l'Italia si trovava in una situazione diversa da quella di Germania e Giappone. Allo stesso tempo però, se valessero solo questi due aspetti, non si spiega perché in alcune federazioni sportive internazionali, che sono comunque indipendenti dal Comitato Olimpico Internazionale, l'Italia venne completamente esclusa, mentre dal Comitato Olimpico Internazionale l'Italia non venne mai esclusa dopo la guerra. In almeno la metà delle federazioni internazionali l'Italia venne o sospesa o proprio esclusa. E allora, andando a guardare nei documenti d'archivio di sicuramente il Comitato Olimpico Internazionale, che ha un eccellente archivio, mentre ho provato ad andare a vedere anche quelli delle federazioni internazionali e in alcune ho trovato del materiale, altre purtroppo molte carte sono andate disperse e non hanno un archivio. Comunque la motivazione più plausibile sembra essere proprio che nelle federazioni in cui dominavano paesi neutrali come la Svizzera o come la Svezia, il presidente del Comitato Olimpico Internazionale era uno svedese, il vicepresidente era un americano, quindi gli Stati Uniti non avevano una particolare ostilità nei confronti dell'Italia. Ecco, in queste federazioni, nel Comitato Olimpico Internazionale, l'Italia poté fare un rientro abbastanza, cioè non fu sospesa, ecco. In altre federazioni, dove invece dominavano belgi, inglesi, paesi nordici, l'Italia venne sospesa o comunque dovette adottare dei compromessi per rientrare nel consesso sportivo internazionale. E questo aspetto, diciamo, del considerare anche qual era l'ambiente internazionale, devo dire che fino adesso era stato abbastanza sottovalutato. Il terzo motivo, la terza questione, la terza domanda di ricerca che mi sono posto nella mia tesi è: in che modo i governi repubblicani, se e in che modo, usarono lo sport come strumento di politica estera? Ecco, allora, come detto, inizialmente c'è una sorta di rigetto dell'attività sportiva internazionale da parte dei governi e una sostanziale delega al Comitato Olimpico Italiano, al CONI. Quindi per farla molto breve si potrebbe concludere che il CONI di fatto agisce come ministro degli esteri dello sport italiano. Ovviamente questa è un'affermazione un po' semplicistica perché chiaramente il governo non è che si disinteressò totalmente dell'attività sportiva italiana. E l'altro aspetto, e qui anticipo brevemente quella che era la quarta domanda di ricerca, ovvero se la diplomazia delle istituzioni sportive italiane si allineò con quella della politica estera del governo,
C'è da dire che appunto le istituzioni sportive italiane si sentono parte dello Stato italiano e pur in maniera indipendente e pur formalmente autonome, queste istituzioni seguono naturalmente, senza il bisogno che ci sia, come dire, la necessità di richieste formali, quella che è la politica estera del paese italiano. Ecco. Quindi in questo senso c'è una vera e propria alleanza informale fra le istituzioni sportive italiane e la politica estera italiana. Ecco. Quindi apparentemente i governi repubblicani non usano strumentalmente lo sport, non c'è quell'evidente rapporto che si era visto durante l'Italia fascista. Durante l'Italia fascista viene addirittura teorizzata l'idea che lo sport debba essere uno strumento di potenza. Ecco, nell'Italia repubblicana questo non lo vediamo mai, anzi i politici italiani continuano a dire lo sport deve rimanere agli sportivi. Allo stesso tempo però vediamo che sono le stesse istituzioni sportive che molto spesso chiedono il supporto della politica. Il caso più eclatante è nel 1946, quando l'Italia viene invitata agli europei di atletica di Oslo, e in quella circostanza, appunto, pensate, siamo nell'agosto del 46, l'Italia è ancora un paese distrutto, fare un viaggio di questo tipo economicamente è molto dispendioso. In Italia lo sport italiano solo a partire dal 47 inizierà ad avere un'autonomia economica grazie al Totocalcio, quindi siamo in una fase in cui di soldi per l'attività internazionale non ce ne sono. Allo stesso tempo però in quel momento il presidente della Federazione Atletica Internazionale era anche il presidente del Comitato Olimpico Internazionale, tutti i leader dell'atletica internazionale erano anche i leader dello sport mondiale in quel momento, e quindi questa trasferta diventa fondamentale. E in un momento in cui lo sport italiano non ha le risorse economiche per andarci, ecco che arriva la supplica alle istituzioni politiche, che concedono un aeroplano e che permetterà questa trasferta, che poi sarà una trasferta epica perché c'è il maltempo, atterreranno in 4 aeroporti diversi, arriveranno in ritardo, insomma c'è anche poi insomma una sorta di narrazione appassionante in questi viaggi, che poi diciamo nell'analisi diventano invece un po' fredde. Ecco, comunque quella trasferta lì e quegli incontri fra i dirigenti sportivi italiani e i dirigenti sportivi internazionali proprio in quell'occasione saranno decisivi per far accettare di nuovo l'Italia nel consesso internazionale sportivo. Ecco, questo diciamo in sintesi sono gli aspetti che ho ricercato. Materialmente invece diciamo la tesi è divisa in 4 capitoli. Nel primo sono andato a indagare un po' qual è il rapporto fra lo sport e la politica estera prima del secondo dopoguerra. Nel secondo capitolo mi occupo degli attori, ho fatto una distinzione fra attori sportivi, attori politici e attori istituzionali, sportivi ovviamente. Nel terzo capitolo sono andato più da un punto di vista cronologico, cercando appunto di raccontare questo passaggio che in parte ho accennato oggi, dall'esclusione, no, fino alla gloria, perché se pensiamo che già nel 49 l'Italia ottiene i giochi per Cortina, nel 56, nel 55 l'Italia, 55 quando l'Italia non è ancora nell'ONU, insomma l'Italia ottiene l'organizzazione dei giochi di Roma. E invece nel quarto capitolo mi sono occupato di alcuni casi di studio per vedere come l'impatto della politica, la guerra fredda, la questione di Trieste sia andata a toccare proprio l'attività sportiva e come invece al contrario alcune crisi sportive abbiano rischiato di avere un impatto diplomatico. E il caso forse più eclatante in questo caso è il ritiro della squadra italiana dal Tour de France nel 1950, quando una semplice diciamo decisione puramente sportiva coinvolse in maniera molto attiva le diplomazie di entrambi i paesi, che non erano minimamente interessati a crescere le tensioni, ma anzi si mobilitarono per tranquillizzare l'opinione pubblica di entrambi i paesi.
perché appunto il casus belli era stato le violenze che aveva subito Bartali in cima al Col d'Aspen, a una montagna. Però riprendendo un po' quanto avevo accennato, no? In apertura, in che modo appunto tutto questo rientra l'aspetto ludico, l'aspetto del gioco? È chiaro che gli atleti che andavano in trasferta, partecipavano alle gare, prima di tutto erano spinti dalla volontà di competere, ovviamente a livello individuale. Poi bisogna fare una distinzione fra professionisti e dilettanti. Per i professionisti era anche, quindi ciclisti, calciatori, era anche un modo di guadagnare, un modo di vivere, mentre per i dilettanti c'era un aspetto di passione molto forte. In questo caso vi vorrei raccontare molto rapidamente la storia di un atleta che tra l'altro per i veronesi è una sorta di concittadino, perché Adolfo Consolini, il più grande discobolo che ha avuto l'Italia, è nato a Costermano, che è in provincia di Verona. E Consolini, senza saperlo, suo malgrado, semplicemente con la voglia di fare sport, contribuì in maniera sostanziale a riprendere l'attività appunto dell'Italia e i rapporti sportivi diplomatici italiani con moltissimi paesi. Questo perché lui già nel 1941 aveva fatto il record del mondo, però nell'aprile del 1946 lo migliora nuovamente, lancia 54,23 metri, e quindi questa è una notizia che va su tutti i giornali, non solo italiani ma anche internazionali. E nel giugno del 1946 viene invitato per una tournée in Svezia, quindi è il primo atleta italiano che non solo va in Svezia, ma anche perché in quel momento, non essendoci stato ancora il primo congresso della Federazione Atletica Internazionale, l'Italia non aveva ancora ripreso ufficialmente i rapporti con nessun paese, con eccezione della Svizzera, con cui c'era stata una gara di marcia internazionale, ecco. E una volta che viene invitato in Svezia, lui fa i suoi lanci, viene invitato, ovviamente è un atleta dilettante, quindi non viene retribuito per questo, se non viene pagato il viaggio e vitto alloggio sostanzialmente. I suoi lanci hanno un eco talmente forte che dalla Svezia viene invitato alla Finlandia. Perché è importante questo viaggio? Perché andando in Finlandia Consolini è il primo italiano che fa attività non solo sportiva, ma anche quasi qualsiasi tipo di attività, perché in quel momento l'Italia non aveva ancora completamente riaperto le relazioni diplomatiche con la Finlandia. Quindi in questo caso lo sport agisce proprio da rompighiacci, ed è la qualità intrinseca appunto di un atleta e del campione, che fa sì che venga visto anche in maniera come un gesto che non ha nulla a che vedere con la politica, ma che poi invece in realtà contribuisce al miglioramento delle relazioni fra due paesi. Ma non è tutto, perché nel frattempo dagli Stati Uniti giunge la notizia che un americano ha superato questo record, per cui c'è in Europa la volontà di mettere a confronto questi due atleti, Consolini e Bob Finch, che era l'americano. Questo incontro si dovrebbe tenere in Svizzera. Gli svizzeri lo organizzano, Consolini a luglio ormai è rientrato in Italia dove lavora, ovviamente qui l'episodio è romanzato e non va preso per oro colato, perché viene raccontato da Gianni Brera, con cui appunto Consolini si reca a fare questi viaggi sia in Svezia sia poi in Svizzera. Gianni Brera sappiamo che è
probabilmente uno dei più importanti giornalisti sportivi italiani, un maestro per molti. Allo stesso tempo però era uno che tendeva a romanzare i suoi racconti. E comunque, se andiamo a vedere l'episodio, l'aneddoto che racconta di Consolini che attraversa la frontiera, è molto curioso, perché in quel momento Consolini non ha il visto, è stato avvisato da pochi giorni, quindi non ha fatto tempo ad avere il visto, quindi in teoria non potrebbe andare in Svizzera. Invece lui, armato di passione, prende il visto, no, prende il passaporto, arriva alla dogana e non solo riesce a passare la dogana pur non avendo il visto, dicendo guardate io devo competere con Bob Finch, ma addirittura si fa dare 40 franchi per farsi pagare il viaggio, perché lui ovviamente non aveva chissà quale disponibilità economica. Fatalità, poi in Svizzera l'americano non si presenta, lui lancia 54 metri, quindi poco sotto il suo record, diciamo lancia il suo record europeo, quindi una delle misure più, comunque un'ottima misura con cui avrebbe forse potuto vincere, e viene da lì invitato a Praga. Di nuovo a Praga c'è la situazione che si è vista in Finlandia, con la Repubblica Ceca sì c'erano rapporti diplomatici, ma non c'erano rapporti sportivi, quindi Consolini è di nuovo il primo che grazie appunto alle sue prestazioni sportive riesce a contribuire all'apertura di rapporti diplomatici, sportivi in questo caso. E di nuovo però la sua passione cos'è? Lui c'ha l'invito a Praga, lui va a Praga e la federazione italiana accetta, dopodiché riceve anche inviti in altre città e lui ci va. A quel punto però la federazione italiana si irrita, perché Consolini va, segue, viene invitato e lui è contento di lanciare. E però a quel punto la federazione italiana lo deve fermare e minaccia quasi una squalifica, perché non risponde alla federazione italiana, ma risponde semplicemente al suo istinto di atleta. E poi ovviamente la federazione italiana non lo squalifica, perché di lì a poco ci saranno quegli europei di Oslo di cui vi avevo raccontato precedentemente, in cui ovviamente Consolini vincerà la medaglia d'oro, quindi non poteva farlo. Però questo è per far capire come un atleta, semplicemente seguendo quella che era la sua passione, quindi in maniera quasi inconsapevole, finì per agire da diplomato. Infatti se andiamo a leggere i giornali dell'epoca, molto spesso ci sono non solo giornalisti ma anche dirigenti e commentatori stranieri che dicono guardate, Consolini è stato più efficace di molti diplomatici in carriera, di molti personaggi appunto del Ministero degli Esteri. Ora io non so come abbiamo, avrei magari anche altri aneddoti, però mancando appunto un quarto d'ora non so la regia cosa ci dice. Mi fermerai, forse qualcuno ha voglia di fare qualche domanda, qualche richiesta di chiarimento. Certamente, glielo passo. Grazie. E vorrei ricordare un episodio che arriva un po' da distante e che in qualche modo forse nasce più dallo sport verso la politica. Ed è stata una partita di Coppa Davis in Cile, nella quale Panatta inizialmente, se ricordo bene, non voleva partecipare. E dopo decise di giocare con la maglietta rossa. Ecco, quindi volevo stimolare una piccola riflessione ricordando questo episodio. Sì, guarda, fortunatamente, se no avrei potuto rischiare di fare scena muta, è stata una delle mie prime ricerche che ho fatto appunto per un corso, quindi è una situazione che conosco abbastanza, perché appunto ho fatto un lavoro sulla Coppa Davis del 76 vista dai tre giornali di partito, cioè l'Unità, l'Avanti e il Popolo. E quindi ovviamente poi ho letto anche un po' le memorie dei tennisti, ed ero riuscito a intervistare anche Tonino Zugarelli, che era il quarto, quello che non prese parte se non come riserva a quella trasferta. Allora, ovviamente in quel caso siamo in un contesto
temporale abbastanza diverso, c'è da dire che in quel momento l'opinione pubblica aveva un peso di gran lunga maggiore rispetto agli anni 40 e 50, rispetto all'immediato secondo dopoguerra. E ovviamente la questione cilena, per mille motivi, appunto, aveva un peso molto importante per la sinistra italiana. Quindi ci fu una grossa mobilitazione, non tanto del Partito Comunista, ma quanto soprattutto dei socialisti e dei gruppi legati alla nuova sinistra, in cui si chiedeva il boicottaggio. Ovviamente, perché si chiedeva il boicottaggio? L'Italia in finale era arrivata, avrebbe dovuto giocare avrebbe giocato col Cile. Il Cile, che era un paese in cui da 3 anni c'era una sanguinaria dittatura di Pinochet, e il luogo in cui si sarebbe dovuto giocare, l'Estadio Nacional, ovviamente i campi di tennis erano a fianco, quindi era a pochi metri di distanza, un luogo che nei primi mesi del colpo di Stato era stato un luogo di tortura e di morte. E quindi questo aspetto veniva visto come qualcosa di inaccettabile. E l'altro aspetto era che per il Cile, per Pinochet, appunto, lo sport era uno strumento politico. Far venire l'Italia in Cile era la dimostrazione che l'Italia, tutto sommato, accettava e sosteneva il regime. Quindi c'erano molte situazioni. Panatta aveva una sensibilità notevole per uno sportivo professionista, e di famiglia era socialista, e quindi si era posto il problema. Ovviamente c'è un dibattito molto, molto forte. C'è da dire che il momento chiave per evitare il boicottaggio è quando i comunisti cileni parlano con l'addetto allo sport del Partito Comunista Italiano, Pirastu, e lo convincono ad andare, perché dicono portare la nazionale di tennis in Italia sensibilizzerebbe la questione cilena. E l'episodio della maglietta rossa è abbastanza controverso per un semplice discorso: è emerso dopo, e soprattutto il vero motivo per cui forse non ebbe quell'impatto che poteva avere fu che non ci furono le televisioni. L'aspetto veramente interessante è che poi il dibattito sul boicottaggio non coinvolge tanto gli atleti, perché a un certo punto Pietrangeli, che era l'allenatore, dice si va, il CONI e il governo fanno melina, e quindi dopo non ci sono più i tempi tecnici per fare un boicottaggio oppure per spostare la sede, e quindi si va. La questione del boicottaggio continua però soprattutto sui giornali. Alcuni giornali non parlano proprio della Coppa Davis, altri giornali come Repubblica mandano un inviato ma che non parla di Coppa Davis ma della situazione in Cile, altri giornali invece non parlano di politica perché dicono questo è sport, non ha nulla a che fare con la politica, e quindi decidono di concentrarsi solo sull'aspetto sportivo, facendo però paradossalmente il gioco di Pinochet. Questo è un commento personale. Però allora la maglietta rossa, Panatta dice dobbiamo fare qualcosa, che però ovviamente il fare qualcosa deve essere simbolico, però non può essere a rischio squalifica, e quindi nel doppio convince il suo compagno Bertolucci a mettere la maglietta rossa. Bertolucci è terrorizzato da questa idea. Panatta la vede più come una cosa un po' tra il goliardico e comunque un po' l'impegno. In realtà poi la cosa curiosa è che solleveranno la coppa, perché il doppio è decisivo, con una maglietta azzurra. Questo perché? Perché il doppio inizia malissimo, e siccome sono sportivi e sono superstiziosi, e dopo un certo punto Bertolucci gli dice guarda, adesso va bene il gesto e tutto, ma qua stiamo perdendo, dobbiamo dare una svolta, rimettiamoci la nostra maglietta. Quindi è rimasto un po', come dire, Era un gesto che voleva essere un gesto politico, poi per diverse ragioni è stato silenziato, fino a quando lo stesso Panatta, grazie a un bellissimo documentario, se non mi ricordo come si chiama il regista, comunque ha riportato la storia, poi l'ha riraccontata, e quindi è riuscita, e quindi siamo venuti a conoscenza. Ma la cosa impressionante è che nessuno nella stampa dell'epoca parlò di quella maglietta rossa, che però ci fu, ci sono le prove, e appunto.
Qualcun altro? Scusate, qualcun altro? C'è tempo forse per una mia brevissima domanda? Te l'avevo fatta prima mentre prendevamo un caffè insieme. Allora, abbiamo fatto un salto di anni, non andiamo alla tesi, perché lì ne hai già parlato. Le Paralimpiadi e relazioni internazionali. Ti ho chiesto se è possibile coniugare anche questo binomio. E tu mi hai detto di sì. Sì, diciamo che adesso abbiamo 2 minuti per parlarne. Sì, certo, ci no, vorrebbe sennò non probabilmente, te l'avrei fatta, esatto, così non ci ti vorrebbe... metto in difficoltà, ma siccome qualcosa mi hai detto è sì, possibile, sì, sì. No, diciamo che è giusto per una conclusione. Quest'anno, mai come in passato, si è visto quanto anche i Giochi Paralimpici siano un teatro delle relazioni internazionali. Il primo motivo è perché Le indagini fatte dalla WADA, che è l'Agenzia Internazionale Antidoping, hanno messo in luce come in Russia il sistema doping che era stato messo in piedi da alcune federazioni sportive coinvolgesse anche il Comitato Paralimpico. Il secondo aspetto è che, alla luce di questo, il Comitato Paralimpico Internazionale, al contrario di quanto aveva fatto il Comitato Olimpico Internazionale, che aveva cercato una mediazione escludendo alcuni atleti russi e non tutti, cercando appunto un compromesso magari raffazzonato, ma che comunque cercasse di salvare capre cavoli, invece no, il Comitato Paralimpico Internazionale ha preso una decisione molto dura e ha escluso letteralmente tutti gli atleti paralimpici russi. Di conseguenza, di fronte a questa presa di posizione, che non può essere vista solo come una posizione etica, visto che alcuni atleti, penso a quelli del tiro con l'arco, insomma, difficilmente, o della scherma, difficilmente hanno necessità di far uso di sostanze dopanti, ecco. E di conseguenza, cosa ha fatto la Russia? La Russia ha visto questo come un attacco politico e ha dato una risposta ulteriormente politica, ha organizzato dei giochi paralimpici solo russi, in cui appunto lo stesso Putin è stato un attore non secondario di questo evento. Quindi persino i giochi paralimpici devono essere visti con attenzione da questo punto di vista, il che poi alla fine però non vuol dire che l'aspetto comunque sportivo tende sempre a riemergere, però bisogna stare attenti, secondo me, perché quando si dice lo sport deve stare separato dalla politica, spesso dietro a questa frase troviamo dei messaggi politici. Ecco, questo. Grazie. Se non c'è nessun altro, ma non credo che ci sia tempo, ringrazio tutti, ringrazio Nicola Sbetti. Grazie. Al prossimo anno, perché questo ormai forse è diventato un appuntamento, una consuetudine anche per Fondazione essere qui al forum internazionale della cultura ludica.